Una incredibile tragedia è avvenuta sulle Gran Sasso. Un intero hotel è stato spazzato via da una slavina. 35 le persone presenti all'interno dell'hotel Rigopiano. Finora sono stati recuperati tre corpi, ma ci sono ancora molti, ma molti dispersi. I soccorritori hanno lavorato in condizioni difficilissime e tuttora, mentre andiamo in onda, stanno lavorando alla ricerca degli eventuali dispersi, che potrebbero essere una trentina. Secondo quanto ha riferito il capo del soccorso alpino abruzzese, che sin dalle prime ore della tarda serata di mercoledì sono impegnati in una corsa contro il tempo. La slavina si è staccata a causa delle scosse di terremoto avvenute mercoledì, esattamente alle 10:25, 11:14, 11:26. La valanga è immensa. Il premier Gentiloni ha fatto una conferenza stampa a Rieti insieme al capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio. La situazione è davvero molto, ma molto difficile. Tornando alla valanga, è stata di una forza inaudita ed è venuta giù in un tratto boschivo e ha investito prima le auto, poi il bestiame e l'albergo. Unità cinofile dei vigili del luogo sono in azione, ma al momento non si sente nulla. La slavina ha scavalcato l'albergo, coprendo tutti gli edifici e andando oltre. I primi ad arrivare nella notte sono stati gli uomini del soccorso alpino della Guardia di Finanza, che hanno raggiunto l'albergo con gli sci e le pelli di foca. Mimmo Sera, Speciale News.